Pesantissima l'espulsione di Lopez, l'episodio è avvenuto nei pressi della sua postazione, come l'ha visto? Ma l'ho visto che forse l'arbitro ha esagerato un pochettino, ma questo non vuole essere una colpa assolutamente, non vuole neanche discolpare Lopez che ha sbagliato, però mi è sembrata molto molto affrettata quell'espulsione, mi è sembrata affrettata perché come detto lei era vicino a me, però noi lo sapevamo che comunque i ragazzi del Messina stanno vivendo una situazione psicologica particolare, non dovevamo cascare in certi tipi di provocazione, casomai ci fosse stata, attenzione. E quello è stato un episodio importante, ma prima di quello ce ne sono stati altri, nel senso che io ho visto le partite prima con Casarano con Matera, e Casarano ha fatto 3 tiri, un cross, un colpo di... Casertana, ha fatto 3 tiri, un cross e un cross sbagliato, ha fatto 5 gol. Noi dobbiamo essere più cinici perché noi abbiamo avuto la partita in mano in 2 frangenti, nel primo frangente dove abbiamo comandato, dove dovevamo fare almeno un altro gol, almeno, perché abbiamo avuto occasioni importanti, e allora tu non fai gol, poi ci metti del tuo perché siamo rimasti in 10 senza senso e pronti via, dopo 30 secondi la partita è stata pari con un uomo in meno, quindi abbiamo caricato una squadra che in quel momento lì stava a pezzi e quindi abbiamo fatto tutto noi. Questa è la disamina mia della partita, poi la reazione c'è stata anche, perché voglio dire a tratti abbiamo attaccato, abbiamo avuto anche qualche occasione nel secondo tempo, però diventava difficile con un uomo in meno, bisognava qualche seconda palla, anche se siamo andati a tiro un paio di volte, però abbiamo fatto tutto noi nel primo tempo. Partita da andare al riposo 2-3-0 e siamo andati 1-0 con un uomo in meno, questo è andato di fatto. Ritorna in panchina dopo la lunga squalifica, che sensazione ha provato? Ma niente, all'inizio mi sembrava un po', non dico diverso, però insomma è stato un abituarsi di nuovo, no? Purtroppo non è venuto il risultato, questo mi dispiace di più. Brusca frenata, il Lecce continua a soffrire il mal di trasferta. Ma questi i numeri dicono quello, c'è poco da fare, i numeri dicono quello, non possiamo dire altro. Mister, il Messina è la squadra che lei si aspettava oppure si aspettava con una partita diversa? E poi se il gol di Moscardelli all'inizio non ha dato la sensazione ai suoi ragazzi che il più ormai era fatto, magari invece è stato paradossalmente controproducente? Ma se ne mani il calcio contano poco, insomma, via. Noi avevamo visto le 2 partite sia con Matera che con la Casertana e quindi ci eravamo detti che se partivamo forte andavamo in vantaggio a livello psicologico per i ragazzi del Messina poteva essere una mazzata, e così lo è stato, ma se poi non fai il 2-0, il 3-0, noi ne abbiamo create le occasioni, però non le abbiamo fatte. Il Messina me lo aspettavo così, una squadra che ha dato tutto, ma in maniera anche magari non ordinatissima, però abbiamo fatto tutto noi, ragazzi, mi spiace, non voglio essere retorico, ma la verità è questa qua. Quando te fai un primo tempo del genere e hai la fortuna, oltre che la bravura, di andare in vantaggio, devi chiuderla al primo tempo. Invece in più episodi che non abbiamo fatto il 2-0 e poi in questo errore che abbiamo commesso di stare in 10 abbiamo dato coraggio a una squadra che era in difficoltà. Perché in apertura di ripresa ha deciso di sostituire proprio Lepore? C'era parso uno dei più pericolosi, oltre che evidentemente forse aveva gran voglia di giocare dopo la squalifica. No, pericolosi eravamo tutta la squadra, non Lepore. Lepore in quel momento lì avevo bisogno di un difensore, nel senso che potevo immaginare la reazione con dei pali spioventi su Corone, quindi ho messo un difensore centrale, perché noi nella parte destra abbiamo iniziato con 2 giocatori che sì, sanno anche difendere, però sono 2 giocatori più offensivi, un uomo in meno mi è sembrato più equilibrato ripristinare almeno il settore dietro con un giocatore di ruolo e di centimetri. È stata un'esperienza molto lontana, ma che sensazioni ha avuto a ritornare a Messina? Ma sono passati, dicevo ai suoi colleghi, 27 anni fa, comunque sempre un ottimo ricordo qua di Messina, della gente, del posto. Buonasera, non sarebbe stato più logico fare entrare Rullo, un esterno sinistro di ruolo, anziché fare entrare Carini? I sei ma nel calcio, sai, una volta deve entrare Rosafio, una volta deve entrare i sei ma,
purtroppo contano poco nel calcio, capito? Mannini è un jolly difensivo, no, che sa giocare sia a destra. Quella scelta che... ha dovuto praticamente spostare Martinez a destra e Mannini a sinistra. No, non è scelta Mannini, ho dovuto fare quello perché in quel momento lì io avevo più equilibrio. Poi quando devo offendere, Mannini va a destra che si propone di più. Martinez ha giocato nella sua carriera, non l'ho inventato io, centrale a destra e sinistra. Io ho messo un difensore centrale, poi i sei, ma sai la partita prima Muscardelli non deve entrare, magari deve entrare un altro, quella dopo Rosafio, ma alla fine contano i numeri. Ho perso, se abbiamo perso perché non abbiamo fatto quel cambio lì, mi vengono dei dubbi, però accetto, no? Cioè, io l'ho fatta perché sapendo che potevamo avere difficoltà sulle palle alte, non l'abbiamo avuto il primo tempo perché effettivamente il Messina non si è mai reso pericoloso, tranne qualche punizione, e cercavano non Corona ma cercavano Da Monte per le seconde palle. Siamo in meno, allora dico lì ho un difensore di ruolo, ho un difensore Martinez, il terzino destro con caratteristiche diverse da quelle che Mantini l'ha fatto, Mannini è un jolly che posso spostare. A destra c'è una catena più propositiva e quindi non è che voglio bloccarla, assolutamente no, però metto un difensore, questa è stata la scelta. Poi a un certo punto, quando dovevamo recuperare, a destra Mannini spinge di più di Martinez, tutto qui, siamo passati con due punti di nuovo vicino. Però. Due domande così poi cedo il microfono. Prima ha detto siamo poco cinici, perché secondo lei Lecce oggi ha creato però non è riuscito ad andare oltre ad un Eurogol? È un momento, stato quello. Sì. Va bene, prego. Cioè, effettivamente in questo inizio campionato le difficoltà maggiori le abbiamo avute nel non chiudere le partite, non, perché così, perché la trasferta di Savoia hai creato 6-7 occasioni da gol, hai sempre giocato nella metà campo ma non sei riuscito a far gol. Oggi il primo tempo e noi dobbiamo chiudere la gara, cioè perché abbiamo avuto altre 3-4 situazioni importanti, molto importanti. Poi è chiaro che l'espulsione ha dato coraggio loro e ci ha lasciato un uomo in meno, e poi dopo 30 secondi prendi gol, quindi la partita si è giocata un po' lì, ma non solo perché siamo stati in meno. Chiaramente se siamo 11 contro 11 le cose possono cambiare, ma è già prima, noi abbiamo la partita in mano, dobbiamo chiuderla e probabilmente, ma se ma contano poco, insomma, probabilmente finisce come è finita con il Matera e con la Casertana. Però il calcio è questo, onore ai ragazzi di Messina che ci hanno creduto, che hanno combattuto, che hanno lottato e hanno avuto gli episodi a favore, insomma, gli episodi per modo di dire. Mister, prego. Si aspettava questo modulo da parte del Messina? Ma i moduli, guarda, lasciano il tempo che trovano, però noi ci eravamo preparati anche per questo modulo. Loro sono in difficoltà, ci hanno bloccato le nostre corsie, però noi entravamo centralmente facile, avevamo la superiorità centrale con Sacerdote e Martinez, abbiamo fatto il bello e cattivo tempo, il primo tempo, insomma, dai.